pomeriggio dallo stadio Ferrante di Piedimonte Matese, benvenuti a Caserta Stadio, l'appuntamento del dopo partita a cura della redazione sportiva di Caserta Sera, con il consueto commento tecnico di Emidio Bianchi e le interviste del dopo derby fra Piedimonte e Treppini, che è finito con la vittoria per 2-1 della squadra di casa, il Treppini dunque. Allora Emidio, un derby, ci si aspettava sicuramente un incontro più dal punto di vista agonistico molto più maschio, invece? No, io penso invece che la partita sia stata molto maschia da entrambe le formazioni, la partita condizionata dall'espulsione dopo pochi minuti di Cecere della Life, peraltro una punizione giustissima quella dell'arbitro, fallo da ultimo uomo. Credo che l'ingresso in campo di Napoletano abbia chiuso le contese, perché la partita fino a quel punto era stata molto equilibrata e se non c'era il calcio di punizione di Di Matteo penso che la Life aveva meritato il pareggio, penso che era il risultato più giusto, soprattutto giocando in 10 contro 11. Appunto, l'ingresso in campo di Napoletano nel secondo tempo ha fatto la differenza, ha segnato anche il bomber del Piedimonte. Comunque la Life non ha sfigurato di certo. Io credo che la Life, da quello che abbiamo visto oggi, sicuramente tira la sua in campionato. Ma sicuramente, anche se questa sera rimane a 0 punti e il Piedimonte a punteggio pieno, la Life è una buona squadra e credo che si saprà far rispettare anche dalle prossime partite. Bene, bene, grazie Emidio. Ora andiamo immediatamente negli spogliatoi del Treppini, dove c'è per noi Valentina Monte, che è andata a sentire i protagonisti della gara di oggi. Valentina, a te la linea. Grazie Lorenzo, siamo con mister Cagnale. Mister, allora, un primo tempo abbastanza sofferente e confusionale, poi verso la fine è arrivato il gol. Sì, primo tempo loro hanno chiuso parecchi spazi e non riusciamo a trovare le nostre giocate palla a terra. E direi grosso merito all'avversario, soprattutto perché era in inferiorità numerica. Diciamo, primo tempo non si è visto questo, la superiorità numerica. Poi secondo tempo io non sono contento, perché secondo tempo più volte potevamo fare il gol per chiudere la partita, 2-0 non è chiusa la partita. Quindi anche se il passivo sarebbe stato troppo pesante per quello che ha fatto vedere l'avversario anche in 10 uomini, però a quel punto bisogna essere più cattivi per chiudere la partita sul 3-0. Però Napoletano è tornato e ha deciso per il 2-1 finale. Sì, però ti ripeto, non si può finire una partita con questa sofferenza, una squadra che ha giocato in 10 per tutta la gara. Bisogna essere più cinici, più cattivi sotto porta, magari vedere il compagno libero e chiudere la partita, e poi voglio dire avremmo dato una mazzata all'avversario che non avrebbe avuto le forze per reagire, come poi del resto ha fatto fino al 95esimo. Domenica trasferta col Sesto Campano. Sì, noi dobbiamo trovare più maturità, più lucidità in alcuni frangenti. Poi per il resto ho visto miglioramenti dal punto di vista del fraseggio, le giocate sulla tre quarti, questo sì. Però in alcune occasioni abbiamo dimostrato di soffrire un po', diciamo anche il risultato di 2-0, dovevamo essere più lucidi e gestire la cosa, quindi miglioriamo su queste cose. Un altro risultato positivo ci dà modo per poter lavorare anche su questo con il morale alto, quindi con maggiore serenità. Bene, dopo i commenti sulla gara da parte dei padroni di casa, andiamo a sentire, collegandoci con lo spogliatoio della Life, dove c'è la nostra Maria Cavicchia. A te Maria, con chi sei? Ringraziamo Lorenzo per il collegamento. Siamo a bordo campo con il mister Detato della Life. Sicuramente un'ottima gara, mister. Ritiene il risultato troppo eccessivo? No, io penso che abbiamo fatto da ambo le parti un'ottima partita. Peccato per quell'episodio che ci ha condizionato, ma giusto logicamente, perché era fallo da ultimo uomo e mi ha, diciamo, un po' rotto i miei piani, come avevo preparato la gara. Però sono soddisfatto dell'atteggiamento in campo, della mentalità e ci tengo a dire che oggi abbiamo dimostrato che ad Alife si fa calcio in un certo modo, quindi questo è il messaggio che noi vogliamo dare. Poi mi dispiace per ultimamente per i risultati che non stanno venendo, però le prestazioni sono tutte di quel livello lì, quindi siamo sicuri che noi dobbiamo continuare a lavorare, metterci la stessa mentalità, la stessa grinta e prima o poi arriveranno i risultati. Okay? Bene,
Presidente, la Life vista oggi può davvero dire la sua in campionato? Pensate di ritornare sul mercato? No, io credo che effettivamente abbiamo una squadra che possa ben figurare nel campionato e sono felice di quello che i nostri, soprattutto per quello che i nostri tifosi ci stanno dando in questa giornata, che doveva essere una giornata di festa e lo è stato, anche se con l'amaro in bocca devo dire che la partita poteva avere sicuramente un risultato diverso se le squadre in campo giocavano in parità numerica. Mi dispiace di non essere d'accordo col mister, perché io non credo che il primo fallo che avviene fuori area si dà l'espulsione, al primo fallo, anche se poteva essere considerato da ultimo uomo, ma c'era un altro uomo in linea e quindi anche su questo ci sarebbe molto da discutere. Pertanto ritengo che noi siamo stati penalizzati da quell'espulsione e la partita è stata condizionata dall'espulsione, quindi non meritavamo sicuramente la sconfitta. Abbiamo giocato alla grande, sono contento per i ragazzi perché hanno dimostrato una grande volontà, una grande voglia e una grande attenzione ad Alife. Quindi noi continueremo a giocarci il nostro campionato con decisione e con volontà. Grazie. Grazie a lei. Mister, un'ultima domanda. Domenica ritornata ad Alife col Venafro. Pronostici a riguardo? Le partite purtroppo io non mi azzardo a fare pronostici. Io penso che dobbiamo continuare con lo stesso spirito e andare convinti nelle proprie possibilità e poi vediamo al fischio finale l'esito della gara. E ripeto, la partita di oggi condizionata ci ha penalizzato. Io ero arciconvinto di poter venire a fare la nostra partita e quindi di conseguenza portare a casa un risultato positivo. Purtroppo ci sono anche gli avversari, ci sono degli avversari bravissimi in campo dall'altra parte. Noi ce la mettiamo tutta e continuiamo a lavorare sodo e andare per la nostra strada, ok? Grazie, ringraziando entrambi, se non ci sono ulteriori domande rimando la linea allo studio, grazie. Bene, il tempo è finito, la nostra trasmissione termina qui, grazie a Valentina Monte e Maria Sole Caviglia per le interviste realizzate nel dopogara, Emidio Bianchi per la sua precisa analisi sulla partita, alla regia e naturalmente a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla!